Sinceramente abbiamo fatto il nostro consiglio di amministrazione l'altro giorno e poi abbiamo fatto la nostra riunione con i soci. E poi quest'anno sapete che abbiamo un capitale più allargato, quindi ci faceva piacere e ci fa piacere durante l'anno ogni tanto fare questi incontri, che sono l'occasione non soltanto di avere un momento tutti insieme con i nostri soci, ma anche un momento di confronto, un momento di riflessione. E quindi abbiamo fatto queste due riunioni nelle quali abbiamo, prima di tutto, nel Consiglio approvato in maniera definitiva questo che progetto, che la società, come voi sapete, l'avete già scritto o l'abbiamo già detto, la società tiene molto riguardante il campo di basket dedicato alla memoria di un amico indimenticabile e caro sempre nei cuori di tutti noi, come Gianni Buzzi. Quindi abbiamo preso atto degli accordi col Comune e con l'ASL che avevamo firmato, voi vi ricordate, anche grazie alla vostra presenza l'ultima nella partita, e quindi prima di Sassari avevamo ancora da rendere esecutivo qualche cosa per cui i lavori possono finalmente incominciare. E quindi il Consiglio si è concentrato su questa ultima operazione e poi evidentemente ha fatto l'esame economico dell'annata che si è conclusa, e quindi voglio dire è come doveroso anche per gli impegni che noi abbiamo con la Federazione e con la Lega. E per quanto riguarda il futuro, noi proprio in questi giorni, come abbiamo iniziato ieri con Crespi a scambiarci le idee, credo che questa settimana definiremo un po', anzi il prossimo weekend, perché io ho molte cose da fare. Poi il giorno 2 luglio parto per il Giappone, la Cina, l'India, 8 giorni molto ristretti, ma comunque lo porteranno dalla parte del mondo, e quindi prima di quella data, ovviamente prima della mia partenza, darò a Crespi, che poi tra l'altro andrà anche negli Stati Uniti nello stesso periodo, tutti i mandati e tutte le impostazioni della squadra. Poi quando tornerà negli Stati Uniti faremo un consiglio di amministrazione e sentiremo le sue relazioni. Però insomma, diciamo che credo che in questo senso noi abbiamo già iniziato, diciamo, la nostra nuova annata. Presidente, anzi, colgo l'occasione per ringraziare, però un giudizio molto positivo, perché come voi sapete io sempre, l'ho detto in tutte le salse, quindi non sarei noioso a ripetermi, ho sempre visto questo progetto come un progetto della nostra città, non appartenente soltanto alla mia famiglia o a un gruppo di soci diciamo con i quali abbiamo da tanti anni un legame molto forte. Certamente noi siamo coloro che siamo il pilastro centrale, però insomma vicino a noi abbiamo molto, siamo felici che ci siano. E quindi io credo che ringrazio coloro che hanno voluto con sforzo, perché so benissimo che per tante persone anche 50 euro può essere uno sforzo, certi momenti della vita. Quindi hanno contribuito a dimostrare la loro passione, perché lo fanno per questo, come lo facciamo peraltro noi, non abbiamo secondi fini su questo progetto e basta. Sono molto contento, vorrei che fossero più numerosi. Adesso parlerò con l'avvocato Aceto, che è stato dal fiere di questa iniziativa, lo farò proprio la settimana prossima, per dirgli, beh, insomma, andiamo a riprendere questo discorso, perché non è importante, sì, i 500 euro, tutti, ogni euro è un peso, però come voi sapete in un bilancio come il nostro non sono poi 500 euro in più o in meno che cambiano la nostra impostazione, però è un significato per me, io lo voglio dire ai nostri tifosi, molto importante. È come quando io dico venite a pranzetto, sì certo ovviamente siamo interessati ai nostri incassi, però vorrei che fosse sottolineato che noi in questi ultimi, adesso quest'anno faremo la nostra politica di prezzi, probabilmente forse quest'anno deciderò di tornare al prezzo di 3 anni fa, cioè voglio dire, abbiamo avuto forse, nel senso di dire, non è l'euro in più o l'euro in meno
che ci cambia la struttura del nostro bilancio. È il piacere, è la dimostrazione che queste cose le facciamo e che la gente con la loro presenza al palazzetto fra il tifo e la squadra o nel capitale della società ci dice il loro modo per dirci grazie. Guardi che un grazie detto con un sorriso ha un valore importante per chi tante volte fa tanti sacrifici. Ma guardi, cioè, questa è da quella passata più o meno uguale. Guardi, questa è una cosa che adesso è di moda. Questo non è modo di dire hanno alzato Baggio, di monitor Baggio, l'ho letto anche per altre squadre che dicono Baggio, leggevo, non faccio nomi, della squadra vicino a noi, già quest'anno Baggio, quasi. Casale è una realtà solida economicamente, lo è grazie a tutti i propri soci e grazie a tutti i propri sponsor, perché evidentemente un conto capitale è un conto di sponsorizzazione. È una società solida. Il suo programma di quest'anno è quello di... Io mi ricordo, volevo andare a riprendere, prima di venire, poi non ho avuto tempo fisicamente, però magari voi mi aiuterete. Volevo andare a riprendere quello che avevo detto l'anno scorso. Quando, ovviamente, voi dicevate, no, che quando quest'anno, eccetera. Io mi ricordo che dissi una frase tipo quella... No, quest'anno ci batteremo, faremo una squadra che si batterà. Mi sembra che usare un'espressione simile, non so se la vostra memoria vi aiuta, ma si può andare a prendere le regole di voi. Però dissi questo, forse delusi un po', non dico. Poi allora venne fuori dicendo, ah, ma hanno diminuito il budget. Guardi, noi faremo nuovamente, cioè, riprenderemo il discorso, faremo una squadra che si possa battere. Quest'anno si è battuta anche bene. Riprenderemo e cercheremo di fare una squadra che possa battersi con onore. Vi ricordo che disse anche questo, che porterà con onore il nome di Casale nel campionato di A2. Ecco, il nostro budget sarà sufficiente per questo e sarà adeguato per questo. È facile oggi ricordare squadre che sono partite con dei budget, per usare l'espressione, favolose, e che dovevano spaccare il mondo, che poi insomma mi sembra che hanno avuto risultati sportivi. È il discorso dell'inizio, è ovvio che la cifra è importante, però è molto importante come la si spende, come la si investe. E io credo che in questo senso Casale possa avere, con la nostra età, con la scelta di Crespi quando l'abbiamo fatta e con la sua capacità, nessuno è perfetto, anche noi tutti facciamo degli errori, però voglio dire, con la sua capacità penso che abbia... Casale abbia dimostrato che sa tirare fuori il meglio dei propri giocatori, il 110 per quello che ha potuto fare, quindi magari ottenere un po' di più rispetto al famoso budget. Comunque io credo che noi, il nostro obiettivo e le forze economiche che saranno messe in campo saranno sufficienti e adeguate per avere una squadra che si batterà con la loro anche l'anno prossimo. Sarà ancora la fase dello sponsor? Sì. Quindi è confermata. Ma abbiamo 42 anni. Quindi non abbiamo ricevuto nessuna informativa diversa. Abbiamo un contratto l'anno prossimo, l'anno scorso e per questo anno qui. Non abbiamo informazioni di nessun genere diverse. Dato che noi siamo tutta gente che apparteniamo a quel mondo in cui hanno quel concetto che è pacta sunt servanda, non oso tradurre perché so che lo sapete, allora dite. No, volevo chiedere un commento sui nostri ragazzi, sulla squadra che gli under 17, ecco, che sono ancora due argomenti a toccare, ecco, che sono arrivati l'anno 17, io sono ovviamente ne avremmo parlato. Sono ovviamente orgoglioso di quello che hanno fatto, è stata sicuramente una bellissima esperienza per loro e per la società, arrivare quarta in un campionato nazionale, credo che sia il miglior risultato nella storia del settore giovanile, della Junior Pallacanestro, della sua storia, intera storia credo, questo risultato. Certamente
per dirlo in modo spiritoso, la maledizione degli ultimi secondi di una semifinale è qualcosa che accompagna anche i piccolini, non solo i grandi, nel senso che mi sembra che anche loro, io tornando a Barcellona, non so se Crespi era là, quindi l'ho seguita anche questa, mi sembra che poi lo svolgimento finale si sia avvicinato molto allo svolgimento finale di Sassari.